Buongiorno a tutti. Noi siamo l'HSG, un gruppo di sviluppatori fondato a Treviso nel 2015. Inizialmente il gruppo composto da Filippo Lovat e Francesco Giannuzzi svilupparono quello che fu Bonville, un gioco in single player a scorrimento orizzontale che già dalle prime settimane vantò numerosissimi download. Per realizzare il progetto che andiamo a presentarvi abbiamo pensato... Nella fase preliminare del nostro progetto ci sono stati forniti queste tipologie di constraints riguardanti la tipologia di gioco, la target audience e due carte raffiguranti la transizione da inverno a primavera investita su un albero e una principessa affacciata dal proprio torrione. Questi constraints erano da essere rispettati fin dall'inizio dello sviluppo. Per il nostro progetto abbiamo pensato a un elevator pitch costituito da tre elementi. Inizialmente abbiamo pensato a un cartone animato dell'inizio della fine degli anni Ottanta, che è Siamo fatti così, insieme ad un altro cartone ben più recente che è Osmosis John, quale parla di un globulo bianco intento a debellare l'organismo dalle varie infezioni, il tutto inserito in un contesto dove il confine tra bene e male è labile o addirittura ribaltato. Ecco che prese piede Virulent Addiction, il nostro progetto. Il nostro progetto, il cui scopo è quello di uccidere la principessa, quindi diciamo uno scopo non proprio convenzionale, la nostra tipologia di target audience è rivolta principalmente ai socializer, offre un multiplayer in real time fino a 4 giocatori e il tempo medio per giocare una partita è quella di 3 minuti. La nostra storia si svolge in un pianeta alieno chiamato Azimuth X nell'anno 2077. Gli alti comandanti del Ministero per la distruzione dei mondi decisero di distruggere la popolazione della Terra. Purtroppo, come accade molto al giorno d'oggi, tagli dei fondi e di personale costrinsero gli alti comandanti a chiedere aiuto alla Alien Chemical Inc., più specificatamente al reparto di ricerca e sviluppo virus, comandato dal nostro Dr. V. All'interno del suo laboratorio c'è tutto l'equipaggiamento necessario per produrre una continua produzione di esemplari freschi pronti per essere effetti e testare gli effetti dei virus appena sviluppati su di essi. Cosa condusse il dottore a perdurare in un lavoro così eticamente disponibile? Gustiamoci il trailer. Once upon a time, on the Anne planet Azimuth X, a sweet little baby had a world-defining aspiration: become a world-renowned virus researcher. Unfortunately, his strong passion for terrible and deadly viruses led him to be almost a social outcast, jeered by everyone and excluded from every event. The climax of this malaise was when he asked Ellen, the girl he had madly in love with, to accompany him to the prom, but she cruelly refused. The boy returned home, crying, promising himself to destroy everything or anyone that could cause him even the slightest pain. He left home and began to specialize assiduously in bacteriological weapons at the Alien Chemical Inc., becoming chief researcher under the pseudonym of Dr. V. In the middle of his laboratory, there is a futuristic device called Creature Romantic, allowing a continuous production of fresh specimens ready to be infected. Does the infection work? There's only way to find it out. Be the virus. I nostri punti di forza del gioco sono l'immediatezza, sia nel gameplay che nell'interfaccia, l'aver implementato un multiplayer in real time fino a 4 giocatori, una cosa non proprio usuale per questo tipo di piattaforma, il tutto inserito in un contesto unico quale la rappresentazione di diverse parti del corpo. Gli elementi che
possono caratterizzare la volontà di rigiocare al nostro titolo sono quelli di sbloccare ogni possibile personalizzazione per tutti i virus disponibili, scoprire le varie parti del corpo rimanenti e conseguenzialmente scoprire le gilde associate. Le gilde nel nostro titolo fungono da punti di trovo per i vari utenti di quella specifica parte del corpo dove è possibile cooperare al fine di sviluppare nuove abilità e potenziamenti da utilizzare durante il game. Analizzando le quote di mercato divise per piattaforma, la nostra possibile estensione primaria è quella di invadere il mercato sia per PC che per la fetta rimanente dedicata all'iOS e più dedicato al nostro gioco la possibilità di combattere i virus provenienti da diverse gilde. Questo è alcuno dei nostri assets. Analizzando i nostri competitor, invece, abbiamo distribuito su questo grafico, distinti per ascisse quanto è presente la componente cooperativa durante una partita, mentre nelle ordinate il tempo medio per una partita. Il nostro titolo, Virulent Addiction, potrebbe ritagliarsi una fetta ancora inesplorata del mercato dei videogiochi per mobile. Per quanto riguarda costi e sviluppi, allo stato attuale siamo riusciti a produrre una playable alpha. Il budget richiesto stimato è quello di 120.000 euro e il tempo per essere pubblicato sul market Android è di circa 4 mesi. Quindi, ricapitolando, Virulent Addiction è un gioco sviluppato in 2D, di genere fighting beat 'em up. Implementa un multiplayer in real time fino a 4 giocatori, il tutto attorniato da ambienti unici creati proceduralmente. Con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.